Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio andare avanti con i video dedicati alla storia della divinazione e in particolare parleremo della piromanzia, quindi del fuoco e dei suoi presagi, quindi tutte quelle tecniche divinatorie che utilizzavano il fuoco per andare a compiere presagi, rituali e cose di questo genere. Ma prima è necessario fare un passo indietro. Noi tutti sappiamo che il fuoco è stato scoperto dall'uomo milioni di anni fa e ne ha radicalmente cambiato l'esistenza. Sembra che le prime tracce della scoperta del fuoco e del suo utilizzo consapevole siano state rinvenute in Africa e sembrano risalire indicativamente al periodo storico del Paleolitico inferiore. Ovviamente la vita dell'uomo è stata radicalmente migliorata e modificata grazie alla scoperta del fuoco, perché grazie ad esso era possibile cuocere i cibi, quindi migliorare la salute, perché la cottura dei cibi va ad eliminare tutti i batteri e tutte quelle tossine che sono nocive per la salute. Poi è stato possibile illuminare, quindi quando calava la notte l'uomo poteva vedere, che era una cosa fondamentale, poteva tenere lontani i predatori, poteva riscaldarsi. Poi, grazie al fuoco, poteva fondere dei materiali per andare a costruire delle armi che erano fondamentali per difendersi e per procurarsi il cibo. Come tutte le scoperte importanti, sembra che anche quella del fuoco sia avvenuta per caso, fregando tra di loro delle pietre, dei bastoncini di legno secco. L'uomo aveva notato che queste producevano scintille e da qui si poteva accendere il fuoco. Però in realtà la storia della divinazione racconta un altro mito. I miti greci raccontano che ad Atene, nel tempio di Atena, c'era una lampada sempre accesa che veniva custodita da vergini che osservavano ogni minimo movimento della fiamma. Sembra che questo fuoco fosse stato rubato da Giove, il padre di tutti gli dèi, per punire Prometeo, che però riuscì ad accendere un arbusto attingendo al fuoco celeste del carro di Helios, che era il dio del sole, e con questa fiaccola arrivò tra gli esseri umani restituendo loro il fuoco che Giove gli aveva rubato. Quindi fu Prometeo a consegnare questa fiaccola agli uomini, restituendogli appunto il fuoco. Ma al di là di tutti i miti e di tutte le leggende, noi sappiamo comunque che il fuoco ha un'importanza fondamentale, ancora oggi, perché non potremmo riscaldarci, non potremmo illuminare, non potremmo comunque cuocere i cibi e quindi è fondamentale. Ovviamente è cambiata la tecnica con il quale noi utilizziamo il fuoco, non accendiamo più il classico falò, però comunque è fondamentale ed è utilizzato anche nella divinazione. Ancora oggi viene utilizzato perché spesso nei rituali si accendono delle candele. E il senso dell'utilizzo del fuoco è quello di purificare una stanza, purificare comunque un qualche cosa di particolare. Soprattutto in passato, gli uomini si accorsero che accendendo il fuoco e bruciando determinate cose, queste andavano in decomposizione, andando ad eliminare tutti gli insetti che erano responsabili delle malattie, quindi considerati diabolici, e da qui cominciarono questi riti di purificazione. Cominciarono quindi a pensare che il fuoco fosse sacro, quindi da qui deriva tutta la sacralità del fuoco e quindi di conseguenza l'utilizzo nei rituali, sia divinatori ma anche religiosi, perché se voi ci pensate, quando andiamo in chiesa, simbolicamente cosa facciamo? Accendiamo una candela per qualcuno, per qualcosa o semplicemente come riconoscimento. Questo perché anche nella religione il fuoco ha un'importanza fondamentale e un alto valore simbolico. In particolare, a livello simbolico, ci sono tre aspetti che sono fondamentali in ogni rituale: la capacità di purificare, la virtù di illuminare e la forza del calore. Questo si avvicina al simbolo della vita, che è il sole. Però è anche un simbolo della morte, perché sappiamo benissimo quanto il fuoco e l'eccessivo calore può essere pericoloso, quindi ha questa doppia faccia.
Molti testi sacri riportano come il fuoco venisse utilizzato per compiere dei presagi e ci sono molti rituali. Uno di questi era accendere il fuoco sull'altare delle offerte e osservare, in base alla velocità con la quale si accendeva, in base alla direzione della fiamma e alla direzione del fumo, se ci poteva essere un buon presagio oppure un cattivo presagio. Sembra che l'accensione veloce fosse di buon auspicio, mentre l'accensione lenta fosse di cattivo auspicio. Se questa fiamma addirittura si spegneva all'improvviso, veniva considerato un presagio tragico di morte, di distruzione. Ci sono poi tantissime sottocategorie, chiamiamole così, della piromanzia che utilizzavano il fuoco per compiere presagi. Una di queste è la spodomanzia, che andava ad utilizzare le ceneri per compiere dei presagi. In particolare consisteva nell'osservare le ceneri che erano rimaste sugli altari sacrificali. Si poneva una domanda scrivendola proprio sull'altare sacrificale, quindi sulla cenere, e poi si lasciava tutta la notte, poi in base alle lettere che erano rimaste si ricavava la risposta e di conseguenza il presagio. Poi si utilizzava la capnomanzia, che consisteva nell'osservare la direzione del fumo, la densità e il colore, e quindi in base a questo si compivano i presagi conseguenti in base appunto a quanto era denso, a quanto era scuro, in che direzione andava. Poi c'era la fillomanzia, che consisteva nel bruciare delle foglie di ulivo, delle foglie di alloro per ottenere dei presagi. Poi in antichità la piromanzia utilizzava anche delle parti di animali per compiere i presagi. Spesso erano delle tecniche veramente atroci che andavano proprio a torturare, nel vero senso della parola, gli animali, e per fortuna non sono più utilizzate. Però in antichità era considerato quasi normale andarle ad utilizzare. Un'altra tecnica divinatoria molto usata e che riguardava sempre in un certo senso gli animali era quella di andare ad utilizzare le ossa di animale e i gusci di tartaruga per compiere dei presagi, però di questo ve ne parlerò nel prossimo video. Adesso io mi fermo, vi invito come sempre a commentare qualora abbiate delle domande oppure anche semplicemente per dirmi cosa ne pensate. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.